Buongiorno a tutti, sono Giulia Grillo, penso che mi conoscete. Bene. Sapete quello che ho fatto durante il mio mandato per cercare di risolvere alcuni dei problemi strutturali che aveva la nostra sanità. Sapete benissimo che nel decreto Calabria sono state introdotte, prima ancora nel decreto semplificazione, una serie di norme che sono servite a rimuovere degli ostacoli per l'accesso al corso delle medicine generale. Sapete che ho aumentato in maniera strutturale le borse per le scuole di specializzazione. Sapete, insieme a Manuel abbiamo presentato una proposta di legge per la formazione lavoro, cosa che io stavo cercando di portare avanti come ministro proprio per risolvere questo problema che abbiamo solo noi praticamente in Europa, cioè quella dei medici che si laureano e che poi devono entrare nella scuola di specializzazione, fare un nuovo concorso e poi alla fine di quel concorso ritrovarsi ancora una volta in mezzo a una strada. E qui c'è Manuel che vi parlerà, se penso brevemente, perché i tempi sono questi e ci sono ovviamente tanti altri interventi. E vi parlerà della proposta di legge. Un'altra norma che era in uno di quei decreti che purtroppo la maggioranza di cui facevo parte non appoggiò era quella di consentire ai medici che avevano lavorato nell'area dell'emergenza per almeno 5 anni di partecipare al concorso per la stabilizzazione pur non possedendo il titolo, equiparando i 5 anni di esperienza ovviamente al possesso di un titolo di specializzazione. Quella norma mi venne bocciata dalla mia stessa maggioranza e purtroppo non la potemmo portare avanti. Ora, vedendo che qua ci sono tutti i rappresentanti di tutte le forze politiche in Parlamento, la riproporremo e vedremo se questa volta passerà. E l'ultima cosa che volevo dire è questa: sapete che nel decreto Calabria avevamo dato la possibilità a chi era al quarto e quinto anno iscritto al corso della scuola di specializzazione di accedere al concorso, quindi di abbreviare, diciamo, l'ingresso nelle scuole di specializzazione. Io lo devo dire, ricevetti una grande opposizione dal mondo dell'università, diciamo fui fortemente osteggiata in quella mia decisione. Nonostante ciò, in quel caso la mia maggioranza mi supportò e riuscimmo a portare avanti questo risultato che è stato oggi utilizzato nell'emergenza Covid. Senza questo non sarebbe stato possibile poi aprire tutta una serie di cancelli che sono stati aperti. Adesso questa vostra manifestazione oggi, a differenza di quello che dicono gli altri, io la ritengo importante, perché dovete fare sentire la vostra voce oggi e in futuro, fino a che non vi verranno riconosciuti i diritti. Mi sembra di dire, insomma, una cosa scontata, però fino a che questo paese non capirà che un popolo di precari serve solamente a rendere le nostre vite impossibili e non fa bene a nessuno, a nessuno. E quindi no precari, no nella sanità come in tutte le altre materie, perché si parla sempre di precari della scuola, precari della sanità, di gente che manda avanti i servizi che sono buoni quando tu arrivi al pronto soccorso e che poi improvvisamente non diventano buoni quando tu devi fare un concorso. A me questa cosa mi sembra quindi noi non molliamo, ma soprattutto non mollate neanche voi. Grazie.